Vendica, Barlassina, Polcinasco, Zoante, Carimate e Monticello. Tra l'altro Monticello è il primo di cui mangio. Abbiamo lui ieri sera all'ultimo minuto mandare, gli ho fatto l'elenco dei premi che abbiamo, che è una montagna di premi, cosa che in questo momento, e voi siete testimoni, no, che c'è una povertà anche nei premi, abbiamo voluto fare una cosa molto importante. Ovviamente tutto il catering e tutta la parte di ospitalità, il cocktail, il DJ set, eccetera, è curato da Giacomo, per cui avremo veramente l'eccellenza. A questo punto vorrei anche per voi far conoscere gli altri partner. Allora, intanto cominciamo da mia moglie, non so, non è partner, ma è sopporto il fatto che io sia sempre lì, sabato, domenica. Poi il nostro presidente che è Grazia Borelli, dove poi vorremmo ospitarvi, appena sarà possibile per voi, nella sua bellissima casa, sulla Fiscina, al 12° piano, con una festa da 350 persone. Allora, andando in ordine sparso, Mario che... Mario è stato grande manager del gruppo Bosch a livello internazionale e adesso si è messo a fare l'imprenditore e ha realizzato quegli audiodiffusori isodinamici che costano fino a 40.000 euro. Quelli tipo a cucina, che ho visto. Dove? Ho visto le immagini, ho mandato le tecnica. Quindi in tutte le gare di golf i suoi altoparlanti saranno la colonna, saranno la diffusione della musica che il buon Filippo e chi DJ farà. Tenete presente che i suoi prodotti sono stati presi in esclusiva dalla Fondazione Arena di Verona, perché quando vanno in giro per il mondo usano i suoi diffusori per la diffusione della musica. Enzo è un ospite perché giustamente amici, poi è un caro frequentatore qua dell'Arengario, è un golfista, porscista. Alfredo Pieramati è un altro dei nostri sponsor che è in copertina, è un artista, golfista, velista e realizzerà quelle 5 serigrafie per ogni tappa che verranno regalate a estrazione ai nostri. Tu puoi portare anche una cartolina. Mi lascio questa cartolina dove ci sono anche due immagini. Prego. Con foto possibilmente. Poi Giancarlo Sabinelli, un caro amico ospite. Ciao. Giorgio Mastrota. Fornisco le docce per il dopo gara. Un altro carissimo amico, Pass 72, che ha creato, è stato un lubrificante per tutta una serie di Giuseppe Stocchigno che rappresenta secondo team, lui ha conosciuto Umberto Casalone, ha portato questa sera questo caviale Senluga che presenta ancora adesso il piacere di assaggiare questo caviale di Senluga che verrà regalato in tutte le tappe. Tenete presente, tanto per dare un'idea, 4.000 euro al chilo, quindi insomma, non possiamo già assaggiare un po' stasera. Poi in rappresentanza di Stefano Sella, cioè di Sisal. Ciao Rob, siediti. Akin, ciao. Allora, in rappresentanza di Sisal, il braccio destro di Stefano Sella, che è arrivato poi con la responsabile della comunicazione. Tanto per dare qualche ordine di grandezza, Sisal 14 miliardi di euro di fatturato. E uno dei fondatori, La Pergola, era nel mio Lions Club, che fondò il Lions Host. Loro rappresentano Sisal, che sono col Win City, sono qui in Piazza Diaz a quattro passi, perché il 28, cioè il martedì prossimo, siamo tutti invitati alla presentazione, che sarà una cosa molto più allargata, molto più ludica, piena di quel prodotto che a te interessa. Allora, il 28, perché Sisal entra per la prima volta con il gruppo Giacomo, grazie a me, grazie a degli amici che ci hanno presentato,
nel mondo del golf e sponsorizzerà le 5 Golf Mate che con il car, vestite Sisal eccetera, andranno a rifocillare con l'acqua Fonte Noce. Una delle ragazze ce l'abbiamo qua che è Nicky, se ti alzi così poi che distribuiranno l'acqua, l'acqua Fonte Noce che i due fratelli del Torre rappresentano e sono gli azionisti. Poi abbiamo la famiglia Ghiro. Io l'altra volta il mio compleanno ho rotto, ho fatto cadere la... Michele Ghiro che ci riparà l'inaugurazione del nuovo laboratorio, un laboratorio da 2000 metri quadri vicino al golf di Dolcinasco, è un artista del cristallo, fa delle cose fantastiche e metterà in palio ogni gara 5 statuette di cristallo che rappresentano un golfista. Poi abbiamo Michele Ficara, che è un nostro media partner, Asso Digitale. 2900 siti al mondo. 2900 della classifica, quindi la Alexa. Alexa, nei primi 2900 siti in Italia e nei primi 129.000 nel mondo. E rappresenta tutto il mondo del digitale. Infatti, ieri è già pubblicato la copertina in anteprima, perché piano piano noi daremo comunicazione. Non diamo tutto, ma ogni settimana manderemo un sì, e tra l'altro vi sto mandando live video in diretta su Twitter. Bravo, benissimo. Fabio Vanini, Claudio, ciao. 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 Che ha portato un regalo, il tuo regalo, finalmente. Prego, prego. Fabio Vanini. Italian Home Flame, cioè fa delle cose, poi vedrete, perché tutti i partner hanno una pagina o due sul 8 come loro, ovviamente la copertina sul giornale, quindi lo potete ritrovare. Fa questi complementi d'arredo che non scaldano ma abbelliscono, veramente cose molto molto belle. Cessi, tra l'altro vi devo andare a incontrare in settimana, ha una, cos'è, 3 metri mi sembra, no? Sì, 3 metri. E lui metterà in palio merce e voucher per un controvalore di 20.000 euro, quindi cose sempre importanti. Poi abbiamo i nostri amici di Banca Mediolanum, con i quali ci siamo conosciuti in una festa che hanno sponsorizzato da quella 350 persone a casa di Grazia Morelli in Carranza. Io sono diventato, lo dico, con grande soddisfazione cliente loro, con una cifra anche importante, ma questo per mia moglie, perché io dico, se quando la presento dico, lei è un'ereditiera, e lei devo dire che è stata molto brava a dire sì, perché quando morirà mio marito erediterò, di ereditare invece così. Loro intanto incominciano a mettere a disposizione 5 biciclette, quelle importanti, lui le ho visto, le ho fatto vedere le foto e ha apprezzato. Tra l'altro una, magari 5 più 1 a Filippo dobbiamo fargliela. Poi è arrivata Roberta Martini, che purtroppo non è presente suo fratello, che è il produttore. Il produttore è stato il nonno, però chi sta continuando è il tuo fratello, Giulio Rossello, perché hanno avuto tutto, il nonno è morto ieri sera. E quindi giustamente, siccome sono di Alba, lei partirà domattina per il funerale. Però oggi ho fatto anche il facchino e l'autista insieme a Grazia, abbiamo portato le bottiglie. Quindi quello che stiamo bevendo è l'azienda della sua famiglia, Rossello 1920, fanno circa 300.000 bottiglie, esistono da quasi 100 anni, fanno veramente degli ottimi vini. E purtroppo stasera non abbiamo potuto portare perché non è venuto, ma noi regaleremo 5 magnum ogni gara personalizzata con Giacomo, col Pippo e il marchio Rossello.